Ehi, dove te ne vai, al mercato? No, io... I miei vogliono che torni a stare da loro e io lo farò. Che vuol dire stare da loro? Tu vivi qui con me. Mi spiace, Edward, mio padre ha ragione. Avevi una buona paga giù alla fattoria. Perché non potevi accontentarti? Per me. Buona paga? Quel lavoro era in pratica schiavitù. Vuoi essere la moglie di un contadino per tutta la vita? Va bene, Edward. Va bene. Se te ne vai, Caroline, non saprai mai che cosa ci aspetta. Caroline! Caroline! Kid. Sveglia, Kenway. Taccia in giro. Stamane è salpato con il galeone. È convinto che troveremo un buon modo per usare il nostro covo. Già, potremmo combinare qualcosa qui. Tenerci anche una flotta, magari. E con qualche miglioria diventerebbe una casa vera. Un giorno potrei convincere mia moglie a venire qui. Quindi sei sposato? Agli occhi di Dio, sì. Mi ha lasciato qualche anno fa. Capisco, ma tieni la cosa per te. La maggior parte dei pirati non ha rispetto di chi non aspira soltanto al rum e al saccheggio. Sul mio onore, dimmi se scopri qualcosa. Edward, vieni qui. C'è qualcosa. Vieni, devi vedere. Forza, amico. È roba strana, non trovi? Sembra antica. Dici che è un'opera maya? O azteca? Sei bravo con gli enigmi? Rebus, indovinelli e roba simile? Me la cavo discretamente, perché? Penso che tu abbia un talento naturale. Come agisci e rifletti. Il modo in cui vedi il mondo. Non ci scommetterei. Ora stai parlando per enigmi e non capisco una parola. Sali qui in cima, ti va, Edward? Risolviamo l'enigma. Concentrati e affina i tuoi sensi. Sì, conosco questa sensazione. La provo fin da ragazzo. È come usare tutti i sensi insieme, vero? Ogni uomo e donna sono... Tu sei un uomo dotato, Edward. Ha un'aria strana. Vale qualcosa? Non ha un prezzo, ma se le troverai tutte potresti arrivare a un tesoro. Quante sono? Qualche decina. Per di qua, ti mostro una cosa. Ho trovato qualcos'altro qui. Penso che capirai il suo segreto alla svelta. Questo sì che sembra un mistero. Bella roba, eh? Chissà che cosa ti aspetta alla fine. Ci siamo. Che cosa ne pensi? Credo che il signor Ducas avesse parecchi segreti. Già, e guarda qui, una solida scalinata per Dio solo sa dove. Cosa pensi ci sarà in cima? Da quanto so di Ducas... Non mi stupirei se trovassimo degli strumenti di tortura. Una vergine di ferro o una collezione di serrapollici. O una pera da bocca.
Non è il miglior modo per cominciare, ma è un aggeggio di qualità. Usa la chiave che aveva Dukas. E una. Ancora quattro. Sì. Può essere che le abbiano i quattro templari. Vedi questi nomi? Devono uccidere i quattro bersagli. Per Dio, quella è la mappa che ho venduto a Torres Salavana. Ha detto che indicava gli accampamenti degli assassini. Non credi di doverli avvisare subito? Se c'è un cuore che batte in quel tuo petto. Immagino di sì. Mi porterà le altre quattro chiavi. Pessimo motivo, ma meglio di niente. Te ne vai già. Penso che questo covo ti si addica, Edward. Molto più di quel costume. E insomma, siamo pirati, Kid. Rubiamo a volontà e siamo quello che vogliamo. Uomini veri. Non hai i panni giusti. Non sei chi sembri. Chi sono, allora? Difficile dirlo, temo. So solo che cerchi bottini pericolosi. Parli dell'osservatorio? Credo che tu ne sappia di più di quel che hai detto a Nassau. Te ne sei accorto, vero? Ci vediamo a latitudine 20 gradi e 3 primi al largo della costa dello Yucatan. Avrò qualcosa da mostrarti laggiù fra qualche settimana. Abbiamo trovato un sacco di mappe nautiche e libri mastri, sparsi per il villaggio. Ho sistemato tutto negli alloggi del capitano sulla Jekto. È roba seria. Mappe nautiche e libri mastri. Ci serviranno, se mai avremo una nostra flotta. È quel che pensavo, capitano. Dai un'occhiata tu stesso e dimmi che ne pensi. Prendiamo, capitano. Rotta prendiamo, capitano. È un buon giorno per fare bottiglia. Che stai pensando? Lo sai benissimo che voglio vedere gli inglesi marcire all'inferno. Se rubiamo il loro oro e ce lo teniamo per noi, sarò ben felice. Parli come un vero gallese, Ale. E tu a cosa miri? James Kidd mi vuole mostrare un bel bottino a Turno. Parecchio lontano, certo. Nella penisola dello Yucatan, verso ovest. Ti fidi così tanto di lui? Direi di sì. E poi ha un modo di parlare alla mia coscienza che mi lascia stupefatto. Intendo raggiungerlo. Presto. Purché prendiamo qualche nave lungo la rotta, io dico che la giurma accetterà. Faccio la rotta per Dulu. Leave him up from down below, way we see the eye.
is where the cocks do crow. They all bound over the mountain. And if we drown while we are young, maybe Susiana. It's better to drown than to wait to be hung. They're all bound over the mountain. Oh, crow ye may, but go ye must. Maybe Susiana. Just hear the old men say, goodbye, fare ye well, goodbye, fare ye well. Oh, don't just hear the old men say, hurrah, we boys, we're homeward bound. We're homeward bound to Liverpool town. Goodbye, fare ye well, goodbye, fare ye well. We're all of them duties, they will come now. Hurrah! To the Wallasey gates. Goodbye, fare ye well. Goodbye, fare ye well. Oh, Sally and Polly, for the flash men do wait. Hurrah, me boys, we're homeward bound. And one to the other, we'll hear them say, goodbye, fare ye well. Goodbye, fare ye well. Oh, here we come, Johnny, with 40 months pay. Hurrah, me boys, gals in, we'll ring the old bell. Goodbye, fare ye well. Goodbye, fare ye well. And we're in dim duties, we'll raise merry yell. Hurrah, me boys, we're homeward bound. Andiamo!